perfetto. Sì. Ecco, ritorniamo in diretta. Come vedete c'è una bella immagine che è quella di Matteo Bonardi. Beh, sei un bel ragazzo, perché non dirlo? Che è il presidente dell'Associazione Radicali Marche, giusto? Giusto. C'è anche Salvatore Antonacci, che avete potuto seguire fino ad ora. Un po' meno bello, ovviamente. Però. Un po' meno bello, però, insomma, con altre doti. Cioè? Usciamo da questo discorso, perché sennò veramente... Scabroso. Salvatore, è bello. Allora, innanzitutto Salvatore doveva una risposta all'americano. Sì. Forse Salvatore, che risposta dovevi dare? Perfetto. No, niente, sollecitazione utile, perché americano in chat ci dice che la Spagna sta meglio dell'Italia solo nel calcio e forse nel ciclismo, per il resto Nisba. Effettivamente, con un'affermazione un po', no? Un po' sullo scherzoso, cogli perfettamente, mi pare, il momentum del paese iberico, perché cioè, dal punto di vista sportivo, performance di alto livello in tutti i campi, calcio, Lorenzo, vabbè, un po' meno Alonso, però sommato è sempre un ruolino da numero uno. Però per quanto riguarda il resto, purtroppo l'economia, il tanto vantato modello zapateriano, si sta sgonfiando in una maniera clamorosa. Cioè, ripeto, la Spagna è stato il paese che è stato coinvolto in maniera più catastrofica dalla crisi americana. Adesso ovviamente non tutto è dipeso dal governo spagnolo e da Zapatero, però chiaramente, cioè, quell'atteggiamento che è durato per mesi e mesi di totale incapacità, di sbando totale di fronte agli effetti devastanti della crisi, ovviamente hanno il loro peso nella credibilità. Certo, rimangono le riforme civili essenziali e importantissime che Zapatero ha fatto durante il suo primo mandato, sono un retaggio non da poco, insomma, soprattutto per noi laici libertari, però ovviamente questo ci insegna che non esistono dei modelli, diciamo, da prendere totalmente, no? e da trapiantare, da prendere di sana pianta e trapiantare in un'altra realtà. Questo vale per Zapatero, vale a maggior ragione per Obama, insomma, quindi ovviamente continuiamo così. Bene, però ricordiamoci che questo è lo spazio per l'Associazione Radicali Marche. Abbiamo in collegamento Matteo Mainardi, il quale innanzitutto ci aggiornerà su quella che è la situazione dell'iniziativa politica dell'Associazione Radicali Marche. Cosa avete all'ordine del giorno? Quali sono i prossimi appuntamenti? Cosa è stato fatto? Cosa state facendo e cosa si farà? Sì, innanzitutto vorrei dire che la nostra associazione è appena nata, perché c'ha poco più di un anno, quindi è ancora, diciamo che dobbiamo partire proprio. Abbiamo pochi iscritti ancora, perché dall'anno scorso che ne avevamo una cinquantina sparsi però in tutta la regione. Però non sono pochi. Sì, però 50, diciamo, iscritti. Di attivi, se siamo in 10 in tutta la regione, già è molto, quindi neanche... Ma guarda, ti assicuro che visti i numeri, sono ottimi numeri. Uno per provincia è già molto, va bene. Comunque, a parte questo, noi ci siamo attivati giusto un mese fa con l'anagrafe pubblica degli eletti, che ancora non avevamo... avevamo iniziato nella nostra regione. I risultati sono stati abbastanza sconfortanti, perché con gli accessi agli atti praticamente non abbiamo, cioè, i documenti richiesti con gli accessi agli atti non ci sono stati i dati, a parte nella provincia di Pesaro, e quindi adesso dovremo vedere come muoverci su questo campo. Per quanto riguarda altre iniziative, subito, tra pochissimo, credo la settimana prossima, al massimo tra 2 settimane, ci sarà un incontro per presentare il nuovo numero di Quaderni Radicali. Con Giuseppe Rippa, giusto? Sì. Che è un vostro fan, ho avuto varie volte modo di ascoltarlo e tessere le lodi dei radicali marchigiani da parte di Giuseppe Rippa. Sì. Ha detto varie volte che si trova molto bene a stare, a venirvi a trovare, a stare con voi, insomma, almeno questo ha detto, insomma, in occasione sì, perché il nostro segretario poi è un suo grande amico, quindi... Ah beh, quindi... Chi è il segretario? Ricordiamo chi è il segretario del Riccardo. Il segretario è l'avvocato Andrea Granata, e il tesoriere invece è Francesco Ciclosi. Siamo stati eletti tutti un mese fa, quindi siamo freschi freschi.
Ottimo. Per quanto il caldo possa permettere in questi giorni, diciamo. Ovviamente. Ecco, appunto. In bocca al lupo, allora, ragazzi. Grazie, Creepy. Per quanto riguarda altre cose, fuori dalle tematiche nazionali, noi al momento ci siamo occupati della situazione della raccolta differenziata, perché qua nelle Marche siamo messi veramente male. Nel senso che già allora c'è stato un decreto legislativo nel 2006 che fissava delle soglie di raccolta differenziata da raggiungere entro il 2006, 2008 e poi il 2012, e si dovrebbe arrivare a un 65% entro il 2012, e ancora noi abbiamo delle province con il 30% di raccolta differenziata, quindi ancora c'è tantissimo da fare e siamo indietro. E questa tematica l'abbiamo portata noi per primi ai giornali, adesso se ne stanno occupando molto le associazioni Cittadinanza Attiva e Legambiente, naturalmente non citandoci, ma questo poi... Questo è un classico, giusto? È un classico. Sì, sì, è un classico, siamo abituati. E comunque ci stiamo muovendo anche su questo fronte. Poi naturalmente seguiamo le tematiche nazionali, però come dicevo prima siamo stati appena eletti tutti e tre, quindi... ancora dobbiamo vedere bene come coordinarci con le province, eccetera. Beh, ottimo, diciamo che mi sembri determinato, e sicuramente allo stesso modo determinati saranno gli altri compagni. Ecco, invece volevo chiederti un'impressione su questa, come so che ti ho visto sempre in chat, quindi hai seguito da questa mattina alle 11, praticamente ti sei sorbito fino ad ora ben 4 ore e mezza di con mattina, gusto però con gusto. Allora, sei praticamente forse una delle persone che meglio può esprimere un'opinione su questo esperimento, questo numero zero di TV Radicale. Cosa te ne pare? E secondo te quali potrebbero essere gli obiettivi, quali le altre sperimentazioni da fare? No, come web TV mi è piaciuta tantissimo, solo che adesso nasce il problema: cosa fare la domenica, ascoltare Radio Radicale o la web TV appena si va su internet? E questo è il grande problema che ci sarà adesso. Beh, ma tanto non possiamo che esserne lusingati. Non possiamo che esserne lusingati, anche se credo che insomma i numeri sono ben diversi, insomma. Vabbè, no, vabbè, per quanto mi riguarda ci sarà questo problema. Da devoti lettori della Bibbia, però ovviamente, insomma, crediamo nel mito di Davide e Golia. TV Radicale, così come Radio Radicale, tutti i programmi di TV Radicale si possono vedere poi anche sul sito dopo, quindi diciamo che non c'è questa concorrenza. No, assolutamente. Cosa, non ti sento più bene? No, dicevo che tutti i programmi, tutto quello che abbiamo trasmesso oggi, poi sarà pubblicato sul sito, e quindi uno se lo può anche rivedere dopo, eccetera, eccetera. Quindi, no, quindi questa maratona di oggi di 8 ore non serviva? No, in realtà sono 9 ore, quindi 9 ore, come non serviva? E sono le prime 9 ore di trasmissione. Oddio, mi è cascato di grasso. Sperando di non stramazzare al suolo al termine della stessa. Adorando pietri, diciamo. No, come esperimento comunque è veramente interessante, è una buona continuazione della web TV nata con nel momento delle elezioni, anche se e quindi non può solo che crescere, certo. E la base, la partenza secondo me è perfetta questa. Grazie, grazie. Anche perché ho visto sempre dei bei numeri, comunque non siamo mai scesi sotto la decina di persone. No, se abbiamo avuto punti di 27-28 persone. Considerando che fortunatamente non siamo andati oltre i 50, perché sennò sarebbe crollato il server, perché stiamo aspettando l'autenticazione del live stream per essere canale autenticato, solo che finché non mettiamo dentro i contenuti non ci danno questa cosa e quindi non possiamo avere più di 50 telespettatori. Vabbè, al di là di questo ti volevo chiedere, voi avete un sito internet come Radicali delle Marche? Sì, noi abbiamo il sito che è www.radicalimarche.org.it e lì si trovano tutte le cose che ci riguardano, dai comunicati alle nostre battaglie, ai punti di riferimento che abbiamo nelle 5 province, e poi niente, si trova lo statuto della nostra associazione, tutti gli articoli che sono stati pubblicati su di noi, perché non capiamo come, ma
Pesaro ci pubblicano spesso i nostri articoli, tre quarti dei comunicati che mandiamo ci li pubblicano. Beh, è ottima questa cosa. E non riusciamo a spiegarci ancora come possa succedere. Ci sarà qualche anima pio. No, evidentemente, ma indagate. Intanto io sto cercando di far vedere il sito radicalimarche.it. No, è quello www, bisogna mettere. Sì. www.radicalimarche.it, così facciamo vedere questo sito. E è una cosa molto importante, ma sicuro che è Radicalimarche? Sì. Ho scritto male io. Tutto attaccato. radicalimarche.it.org è uguale. Forse è punto .org. Eh sì. Oh. Niente, non me lo apre. Non lo apre. Allora forse io. Non ho messo due io. Abbiate pazienza. È Caruccio, aspetta. E cedi sempre, diciamo. Aspetta un attimo che apriamo il sito. Hai messo la Web TV, però hai messo la vecchia versione della Web TV. Perché l'ho spostata su un altro canale. Così facciamo vedere anche il sito di Radicalimarche. Ah, l'ho messa ieri sera questa. Sì, sì. La puoi sostituire con l'embed che c'è ora. Beh, mi sembra un bel sito. Mm-hmm. Chi l'ha fatto? Poi un webmaster che si occupa di questo? No, avevamo una ragazza che fa la grafica, adesso però non è più qua a Pesaro, quindi non ci aiuta tantissimo. Però sì, l'ha costruito lei e non possiamo che ringraziarla. No, è veramente un bel sito. A proposito, adesso che sfogliavo anch'io il sito, mi sono dimenticato di dire che ultimamente siamo usciti nei giornali anche grazie alle interrogazioni di Maurizio Turco. Sì. Sui fondi dati dalla società Arcus alle varie diocesi, arcidiocesi, eccetera. Ha fatto ben tre interrogazioni per quanto riguarda le Marche. Una per l'arcidiocesi di Urbino, Corbagna e Sant'Angelo in Vado, dove sembra che, anzi, dove sono stati dati 400.000 euro per la realizzazione di un progetto, e in più adesso lui, per chi non lo sapesse, ha chiesto in pratica se c'è la possibilità di che sia stato dato un doppio finanziamento sia attraverso questa Arcus S.p.A. che attraverso i fondi dati alla Conferenza Episcopale Italiana, perché l'Arcus S.p.A. ha dato 400.000 euro per la realizzazione di un museo diocesiano, diciamo, per quanto riguarda questo l'arcidiocesi di Urbino, Urbani, Sant'Angelo in Vado. Però dal 90 al 2009 la Repubblica Italiana ha dato alla Conferenza Episcopale Italiana quasi 14 miliardi di euro di trasferimenti, di cui quasi 2 miliardi sono stati usati per l'edilizia di culto e quasi 1 miliardo per la tutela dei beni ecclesiastici. Quindi la richiesta è se sia possibile che ci sia stato un doppio finanziamento. Stessa cosa per l'arcidiocesi di Pesaro, che si è beccata 850.000 euro, e per i frati minori di Osimo e Ancona. Insomma, il solito fiume eternamente in piena dei finanziamenti pubblici al clero, no? La storia che conosciamo, purtroppo. Storia lunga. Adesso vediamo se arriveranno risposte. Vediamo innanzitutto se ci sono anche domande alla chat. Se qualcuno ha da fare domande a Matteo, aspetta che spostiamo l'inquadratura così abbiamo chiara la chat davanti. Sì, soprattutto anche consigli su iniziative che possiamo portare avanti, le altre associazioni cosa... Beh, per esempio, non so se hai seguito l'intervento di questa mattina. Sì, infatti, quello che dici è molto giusto. Abbia, sì. Quello di Andrea Trisciuolo, no? Per esempio sulla cannabis terapeutica, cosa potreste fare nelle Marche o cosa già stato fatto. Io non sono molto ferrato in materia, quindi che tu sappia riguardo la cannabis terapeutica, la somministrazione di quel farmaco. No, ancora per quanto riguarda la nostra associazione non è stato fatto niente, però qua nelle Marche abbiamo anche una cellula Coscioni e quindi è probabile che se ne siano già occupati. Su questo non sono sicuro, però quindi non vi posso dare informazioni. Ok,
E niente, ancora cos'altro possiamo dire, Salvatore, a proposito delle Marche? Una cosa molto importante sarà prepararsi per quello che ormai sta arrivando, il Ferragosto, l'appuntamento annuale di visita alle carceri. Voi avete... Sì, da noi verrà il senatore Marco Perduca, che è stato anche il nostro candidato presidente, candidato governatore per le elezioni regionali. Certo. Poi non siamo riusciti a partecipare alle elezioni, però è stato... ma quelle erano elezioni, come tu ben sai, Matteo, erano elezioni truccate. Basta vedere quello che sta succedendo in Piemonte, no? col ricorso accolto sulle elezioni di coda, la Lombardia, che insomma, non ne parliamo, ma come tu ben sai, tutti quei dubbi che noi, no? erano fondati. Sono d'accordo, però sono anche abbastanza critico con Radicali Italiani per queste elezioni. Ho avuto modo di parlarne all'assemblea a Roma, delle associazioni. Domani uscirà un articolo mio su Notizie Radicali sul tema, quindi... Qual è la critica? Sentiamo, perché abbiamo bisogno delle critiche. Assolutamente, viviamo La critica è che noi siamo stati un po' abbandonati nel periodo della raccolta firme, sia da Radio Radicale che anche proprio dall'Associazione Radicali Italiani, che la vediamo molto come un'associazione un po' romana, diciamo. Si occupa molto delle tematiche di Roma e abbandona un po' il contesto nazionale. E niente, abbiamo vissuto questo abbandono soprattutto nelle ultime 2 settimane prima del deposito delle firme. Non riuscivamo a comunicare con Radicali Italiani. Poi adesso ci sono i nuovi 2 coordinatori, Virginia Fiume e Riccardo Maggi, quindi è tutto più... Quindi diamo il nostro in bocca al lupo, naturalmente. Sì, in bocca al lupo. Più adesso andrà online il nuovo sito, quindi vengono date anche... Speriamo di rimediare, insomma. Speriamo di rimediare tutti quanti. Però è importante anche che appunto si comunichino queste cose, quindi hai fatto benissimo ad esprimere le critiche, come tutti noi dobbiamo fare. Sì, sì, e poi c'è stata anche questa dimenticanza, secondo me, delle varie associazioni locali da parte di Radio Radicale, che è stata pesante, perché il giorno in cui ho fatto un quarto d'ora di intervista su Radio Radicale, ho avuto 4-5 contatti di persone che si volevano iscrivere all'associazione, quindi magari garantire anche 5-10 minuti alla settimana, ogni 2 settimane all'associazione, è importantissimo. Ok, Matteo, allora io sottoscrivo tutto quello che dici. Secondo me dovrebbe essere molto di più lo spazio dato alle associazioni su Radio Radicale, ma questa è una mia opinione. Allora, una domanda che ti arriva dalla chat, da parte di Gianni: com'è la situazione occupazionale in quella regione? La situazione occupazionale non era brutta fino a qualche tempo fa, ma gli ultimi dati hanno visto una grande disoccupazione soprattutto tra i giovani, ma questo è la stessa situazione in tutta Italia. Siamo come sempre nella media italiana, noi insieme a Emilia Romagna, Toscana, noi ci mettiamo sempre a metà delle classifiche, quindi... Così, la situazione è questa, i giovani, soprattutto la disoccupazione giovanile è alta, quella femminile, come ben sappiamo noi radicali, è sempre peggiore di quella degli uomini. Allora, un'altra domanda che ti arriva da americano. Allora, ieri alla Camera il Dipartimento per lo Sviluppo ha documentato come nelle regioni Emilia, Toscana, Marche, Umbria e Lazio la percentuale di acqua reflue depurate riguarda il 23% della popolazione, mentre al nord il 60% e al sud il 51%. Non è scandaloso? Te la ripeto, perché è un po' complicata. L'americano è sempre molto... Allora, molto ieri gente. Alla Camera il Dipartimento per lo Sviluppo ha documentato come nelle regioni Emilia, Toscana, Marche, Umbria e Lazio la percentuale di acqua reflue depurate riguarda il 23% della popolazione, mentre al nord il 60% e al sud il 51%. Non è scandaloso?
Sì, è scandaloso e mi sono già appuntato questa cosa e adesso la farò, non la conoscevo, la farò presente a tutto il gruppo e quindi, faremo qualcosa. Quelle che dovrebbero essere non zone... la sapevo questa cosa, grazie americano. Poi parliamo di regioni come Emilia, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. La centrale. Sì, tutta l'Italia centrale. Sì, tutta l'Italia centrale riguarda solo il 23%, quindi la percentuale di acqua reflua depurata riguarda il 23%. Al nord il 60% e al sud il 51%. Quindi va bene. Sì, ma è quello... dal punto di vista ambientale, le nostre regioni, quelle del centro Italia, poi dopo chi più chi meno sono messe abbastanza male. Come dicevo prima, per la raccolta differenziata. Nel 2012 dobbiamo raggiungere il 65% di differenziazione, ancora siamo al 30%. Nel 2008 già dovevamo aver raggiunto il 45%. E dopo 2 anni siamo ancora qui, pagando poi il 20% in più di tasse sui rifiuti proprio per questo. Ovviamente. Studi, Matteo? Io studio scienze politiche. Scienze politiche, infatti si vede che sei preparato, sei ferrato. Va bene, Matteo, io spero che queste occasioni possano ripetersi, che possano essere di altro. Lo spero anch'io. No, e sicuramente dovranno esserci. E poi se nelle Marche riuscite... Anche voi organizzare una task force che con una telecamera, che si arma di telecamera e va in giro a fare domande alla gente, riusciremo in questo modo ad apportare anche dei contributi originali. Tanto possiamo lavorare in sinergia con Fai Notizia, voi li caricate su Fai Notizia e le pubblichiamo, poi le trasmettiamo anche su TV Radicale, insomma. Cosa ne pensi? Perfetto. Non è una bella idea questa? La trovi sì. Okay. È interessante, però come ti dicevo prima siamo 1-2 attivi per ora. Ma guarda, TV Radicale è un po' difficile, siamo radicali. Quindi... Basta volerlo. Volere il potere, a volte anche prepotere. Va bene. Matteo, ti salutiamo, grazie per il collegamento. Va bene. E grazie a voi. Proviamo a fare un collegamento pirata, lui non sa nulla di tutto questo. Ciao Matteo, ti salutiamo. Ciao Matteo. Ciao. Proviamo a fare un collegamento pirata con Marco Gentili, che vediamo un po' se ci risponde. Ma il massimo che possa succedere ci mandi a fanculo. Magari ci sta seguendo, ecco, la televisione che lo chiama. Pronto Marco? Marco non è pronto, forse è meglio preannunciarglielo prima del collegamento. Beh, sì, forse sarebbe. Salvatore, di tu qualcosa, cosa ne pensi di questa giornata? Come sta procedendo? Ma non mi piace assumere, come dire, utilizzare linguaggi trionfalistici, però tutto sommato direi che sta andando bene. Naturalmente, un bilancio più esaustivo lo faremo in termine alla fine della programmazione. Gli ultimi 10 minuti saranno dedicati a un bilancio della prima uscita della Web TV Radicale. I numeri non sono, come dire, di grandi masse, però non sottovalutiamo quelle decine di... Ma non abbiamo cercato i grossi numeri, ce l'abbiamo detto dall'inizio, dal primo minuto, ho detto, questo è un numero zero, infatti. E tra l'altro se non abbiamo fatto comunicati, abbiamo solamente utilizzato Facebook. Certo. Quindi è proprio perché non avevamo ancora i server in grado di supportare più di 50 persone contemporaneamente. Ma comunque siamo sicuri, almeno io personalmente sono sicuro che i numeri ci daranno ragione, insomma. Speriamo. Ma sì, dai. Tanto vediamo cosa succede in chat. C'è il dibattito che si è incartato un po' sul centro, no? Il rapporto 2009, pagina 13, si trova da ieri in internet. Mm-hmm. Grande americano, sempre preciso e puntuale nelle sue rilievi. Mm-hmm. Sarei curioso di sapere chi è americano. No, perché me lo ricordo anche sulla Web TV Radicale, era sempre molto preciso in tutti i suoi rilievi. Va bene, Marco Gentili non ci risponde, allora facciamo una piccola pausa di 5 minuti mandando gli spottoni che ben conoscete. Buona visione.